Le polpette per me sono una soluzione ideale perché accontentano sempre tutti, grandi e piccini, soprattutto nella versione vegetariana. Facciamole con i piselli e un cuore filante, gustose e colorate. Per le polpette di piselli filanti ci serviranno 500 g di patate, mezza cipolla, 200 g di piselli, 100 g di formaggio grattugiato, un uovo, 100 g di pan grattato, 80 g di formaggio a cubetti, un po' di timo e di rosmarino. Per la panatura, olio extravergine d'oliva e pan grattato. Per dare un po' di sapore ai piselli, faccio un bel soffritto con la cipolla. Accendo. La cipolla è dorata, aggiungo i pisellini congelati. Io uso questi, ma se ce l'avete in scatola fanno bene lo stesso. Un pizzico di sale e lasciamo cuocere qualche minuto. Ma voi avete mai mangiato i pisellini appena raccolti direttamente dalla pianta? Sono dolcissimi. Io ogni tanto vado in campagna con mamma a raccoglierli. Il problema è che sono più quelli che mi mangio che quelli che finiscono nel canestro. I piselli sono cotti, li lascio un po' raffreddare, intanto schiaccio le patate che ho fatto bollire. Schiaccio anche i piselli direttamente nella ciotola. Invece delle patate potete utilizzare pane raffermo o quello in cassetta. Abbiamo ottenuto quasi un purè, un po' verdino. Aggiungiamo un uovo. Insaporisco con un po' di timo e rosmarino. Un pizzico di sale e un pizzico di pepe. E do una prima mescolata. Aggiungo anche il formaggio grattugiato. E il pan grattato. Lo metto poco alla volta. Così mi regolo meglio quanto non occorre. Se l'impasto vi sembra già sodo e consistente, il pan grattato non mettetelo tutto. Per capire se l'impasto è consistente, io di solito ne prendo un po' tra le mani e se si lavora bene e non si appiccica troppo, basta col pan grattato. Mi preparo tutto per la panatura, una panatura leggera, senza uova. Passo le polpette prima nell'olio e nel pan grattato. Quindi in una ciotola verso l'olio extravergine d'oliva e nell'altra il pan grattato. Creiamo la prima polpetta. Prendo una bella manciata di impasto. Poi prendo un bel tocco di formaggio, lo spingo dentro e richiudo a formare una pallina. Questa è la chicca del cuore filante. Poi la schiaccio leggermente e la passo prima nell'olio. Mi aiuto con una forchetta. Poi nel pan grattato. Io le faccio belle grandi perché sono un secondo, però potete fare dei bocconcini e servirle come antipasto. Inforniamo e facciamo cuocere una mezz'oretta a 190 gradi. Queste polpette le potete anche fare fritte oppure in padella col sugo. Che peccato! Anche stavolta ne è avanzata una. Scelgo sempre il piatto giusto. E ora vediamo se è vero che filano ste polpette. Filano!
Le ho fatte in casa per voi. Per preparare le polpette facciamo soffriggere la cipolla. Appena diventa dorata aggiungiamo i piselli ancora congelati e lasciamoli cuocere per qualche minuto. Lessiamo le patate e schiacciamole. Poi facciamo lo stesso con i piselli e amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo anche un uovo. Insaporiamo con un po' di timo e rosmarino. Aggiustiamo di sale e pepe e diamo una mescolata. Uniamo anche il formaggio grattugiato e pan grattato quanto basta perché l'impasto diventi consistente. Prendiamone una manciata, formiamo una polpetta, spingiamoci dentro un pezzetto di formaggio, richiudiamo la polpetta e schiacciamola leggermente. Per impanarla passiamola nell'olio e nel pan grattato e posizioniamola su una teglia coperta con carta forno. Inforniamo le polpette per mezz'ora a 190 gradi. Le polpette filanti e i piselli sono pronte.